Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, ci tenevo già a precisare una cosa. Allora, se riuscirò, poi cercherò di fare dei video dove sarò un po' più presentabile. Tranne in questo momento, beh, cercherò comunque di truccarmi e essere un po' più decente. Adesso, purtroppo non lo sono perché non sto poco bene. Però comunque nei video che poi ci saranno più in là, se sentite rumore il mio ventilatore perché è caldo. Perché sembra che ci sia il sole, ma non c'è il sole, piove. E quindi devo tenere la finestra chiusa. Quindi comunque, cercherò di essere più presentabile perché comunque secondo me è importante. Io sono sempre stata la persona che fa i video in pigiama, però cercherò di farli sui pigiama perché sono in pigiama, anche se ho un vestito rosso sotto. Però è una sottospecie di pigiama, però di essere un po' più decente, ecco, per non sembrare sempre che depressa nei video, queste cose qua. Allora, possiamo proseguire con il video. Perfetto. I video non so in che sequenza usciranno, penso che li lascerò sempre. Che usciranno il martedì e il giovedì, perché anche se nel mio canale ASMR magari farò meno video, farò meno video, magari uno o due video a settimana, preferisco così perché ho più tempo magari se voglio fare delle live. Ora, appunto, parlando di altri canali, ho acquistato una cosa per il mio canale ASMR che magari lo userò anche qua, adesso vediamo, faremo una prova. E questo qua è il pacchettino, asciuga, è il pacchetto che ovviamente ho coperto l'indirizzo di casa. Beh, il mio nome e cognome lo sapete, quindi non è che sia. Arrivo da Trofarello comunque. Ah, stranamente solo a me ci è voluto un tempo lunghissimo perché arrivasse. Non lunghissimo, però. Stato la roba su Amazon, tutti arrivava il giorno dopo, a me ci è voluto 2 settimane. Più o meno. Allora, l'ho preso il 4 aprile. Oggi siamo al 21 aprile. Solo a me ci è voluto tutto questo tempo. Vabbè, comunque. E questo qua. Io saluto la gemella Betta e vi lascio poi sotto anche il suo link perché appena gli ho fatto vedere questo microfono, glielo ho solo descritto, non gliel'ho fatto nemmeno vedere, lei già sapeva qual era il nome, quindi veramente la cito perché mi sta aiutando veramente tanto, visto che parlo di microfoni. L'ho acquistato tra l'altro da Amazon perché appunto ci vanno a migliorare i miei ASMR. Comunque vi lascio sotto il link della gemella Betta, fa dei bellissimi ASMR, andate ad ascoltare così dormite. Ah, comunque sto parlando sia appunto di un microfono. Questo microfono, che io non gliel'ho fatto nemmeno vedere, le sono spiegato com'era e si chiama Lavalier, beh, comunque il mio in francese fa schifo. Comunque, Betta già lo sapeva. Qual era? Cosa che vi faccio vedere? Questa qua è la sua scatolina. Magari ci vorrà anche un ASMR. Potete fare un ASMR unboxing, anche però lo faccio per voi che vi piace sentirmi parlare molto logorroicamente. Ah, per quelli che di voi non sentono bene, faccio questo unboxing. Praticamente, questo qua è la farina, la scatolina. Dentro io ho già sbussato tutto e non l'ho ancora provato, perché non ho detto come funzioni, sono sincera. Allora, sono montato, allora, vi faccio vedere com'era all'inizio. Se riesco. Ah, no, non lo faccio vedere perché ho paura che si rompa. Allora, questa parte qua non era attaccata a questa parte qua. Praticamente questo qua si stacca, praticamente, ecco, l'ho fatto senza fare danni, meno male. Questo qua serve il microfono, che ha una, diciamo, abbastanza lungo, con un cavetto. Ora, questo qua si appiccica qua, così, come un gancetto. E nient'altro, praticamente, si può sia mettere a pinza, cosa che io non so fare, sia nella maniera più elementare possibile, praticamente si mette così. Poi andremo anche a provarlo. Ovviamente si mette così. In teoria, penso che si metta così. Io spero, mi auguro, che si metta così. Comunque si mette, si attacca la maglia, come quelle persone famose. Ho preso questo perché mi era stato consigliato come microfono, dicono che ha un bel suono e tutto. Ah, poi questa parte qua, che è fatta così, uno spinotto, e poi ne ha un altro che si inserisce dentro come adattatore. Se volete invece allungarlo, ha la sua prolunga che è questa. Tipo, se io devo fare video qua, ma la telecamera sta a Honolulu. Questa è la prolunghina che io in questo caso non utilizzerò per ora. E si attacca appunto a questo qua. Questo qua poi andrà nell'entrata del microfono. Non capisco perché questa parte qua non potrebbe entrarci. Siamo più o meno uguali. Io userò l'adattatore. Vedremo un po' come fare. Mono software. No, non so perché c'è un adattatore che mi sembra identico. No, uno più grande e uno più piccolo. Scherzavo, userò l'adattatore. Scherzavo, il più grande o il più piccolo. Poi c'è una cuffiettina di scorta, casomai questa si sminchia, ne ho un'altra. Ora, l'ho pagato sui 20 euro qualcosa, adesso non mi ricordo. Ah, un'altra cosa carina che c'è, vabbè, a parte le grandi istruzioni che potevano anche farla meno. E queste bellissime pochettine in pelle. Molto carina. Sì, ci vorrà un ASMR. Ho l'ASMR in testa.
Allora, tanto la prolunga non la userò mai, questo l'ho già letto, non c'è grande cosa da sapere.